Ciao a tutti! Credevate che avessi finito con i preferiti del 2019? E invece no. L'idea di questo video me l'ha data la mia amica Carmen, con la quale sto registrando questo video in collaborazione. Poco dopo aver terminato di registrare il video sui preferiti beauty, mi ha contattata chiedendomi se avessi voglia di realizzare questo video in cui parliamo dei nostri profumi emblematici del 2019. Io ho accolto con gioia questa sua proposta e la ringrazio tantissimo per avermi pensata in questo senso. Ovviamente vi linko qui sotto, come sempre, il canale di Carmen Milcoffee 1973 e il video gemello a questo. Mi è piaciuta tanto l'impostazione che le è venuta in mente per questo video. Vi parleremo sì dei nostri video, scusate, dei nostri profumi preferiti dell'anno scorso, ma in una chiave un po' diversa rispetto a quello che facciamo di solito. Sicuramente vi darò delle minime informazioni tecniche sui profumi, come faccio sempre, ma l'intento questa volta più che altro è farvi fare un viaggio profumoso all'interno dei nostri anni appena trascorsi, dei nostri 2019. Attraverso ricordi, emozioni, sensazioni, esperienze legate ai profumi di cui vi andremo a parlare. Se seguite sia me che lei, sapete bene, quanto noi, sentiamo forte il potere evocativo di un profumo e so che tantissime tra voi che mi seguite la pensate esattamente come noi. Tra l'altro, anche qualcuna tra voi mi aveva chiesto un video del genere, quindi sono veramente molto felice di poterlo realizzare. Io non ho tirato fuori tantissimi profumi da farvi vedere, mi pare siano 9, sì, ma ci tengo veramente tanto e mi sono resa conto preparando questo video di che impostazione ha preso spontaneamente. Allora, non vedrete profumi nuovi, profumi che io ho acquistato nel 2019. Paradossalmente, i profumi che mi hanno caratterizzata di più quest'anno sono profumi che vengono dal passato. Alcuni un po' più recenti, alcuni un pochino meno, un paio mi sono stati regalati, ma sono tutti pezzi di me. Mi sono resa conto che ho cominciato ad acquistare in un lontano passato dei profumi che sentivo che in quel momento mi rispecchiavano tanto e che poi periodicamente sono andata a tirare fuori e ad utilizzare quando mi sentivo in quel particolare mood. Di fatto è come se nel 2019 avessi composto un puzzle i cui pezzi avevo incominciato a trovare nel corso degli anni e questa cosa mi ha molto stupita perché è quello che realmente mi è successo nel 2019, a me come persona a livello interiore. Il 2019 per me è stato un anno molto difficile e ve l'ho detto tante volte per tante ragioni e nonostante questo o anche per questo è stato un anno di profonda ricerca interiore, di profonda crescita, di profonda scoperta di una mia identità che comincia ad essere definitiva. Io credo che questo tipo di percorsi non finiscano mai nell'arco di una vita intera, ma c'è un momento probabilmente dove la consapevolezza di sé è più forte che in altri momenti. Ovviamente un po' dipende dall'età. È abbastanza logico che a quasi 45 anni si cominci a sentire questa cosa, ma dipende anche dalle esperienze. Dunque, vedrete dei profumi e sentirete parlare di profumi che sono legati a volte ad esperienze specifiche, tantissimo a persone specifiche, ad eventi, a situazioni della mia vita che magari si ripetono nel tempo e decido di indossare questi profumi quando voglio sentire ripetuta quel tipo di sensazione. Ecco, è più un viaggio in me. Perché di fatto non ho fatto viaggi per davvero, quindi non ho profumi legati a viaggi, ad esempio, non ho profumi legati ad eventi particolari della mia vita, non mi sono sposata, non ho avuto figli, non ci sono state situazioni importanti rispecchiate da un profumo, ma c'è stata la più importante, cioè la mia crescita personale.
Quindi niente, diciamo che la preparazione di questo video è stata meglio di una seduta di psicoterapia che adesso condivido con voi nei limiti in cui io posso farlo, ovviamente. Allora, partiamo dai profumi che ho utilizzato di più sicuramente nel corso dell'anno e sono i miei tre profumi di Martin Margiela della linea Replica. Chi mi segue da tanto non potrà più sentirne parlare, ma giuro che faccio veloce per chi arriva ora e per chi non ha mai visto o sentito parlare di questi profumi. La Maison Martin Margiela ha creato tutta una linea che ha questo nome, Replica, in cui ognuno dei profumi creati intende andare a replicare una sensazione, un contesto, un'emozione, un'esperienza, un momento. Quindi a livello concettuale per me questa linea è fantastica perché va a tradurre in qualcosa che posso acquistare esattamente quel potere evocativo che io sento tanto nel profumo. Il primo di cui vi parlo è quello che ho quasi terminato, è quello che ho da più tempo e si tratta di By the Fireplace. Questo profumo si propone di evocare sensazioni familiari, di famiglia intorno al camino, in montagna con il freddo fuori a mangiare castagne. È un profumo legnoso, un profumo intenso, ma come dico sempre per tutti i profumi replica, estremamente sofisticato, elegante e nonostante sia caldo e particolare anche discreto. Si tratta di un profumo del gruppo legnoso Unisex, è del 2005, il naso è Marie Salamagne, in testa abbiamo pepe rosa, fiore d'arancio, chiodi di garofano, quindi abbiamo spezie e fiori, nel cuore castagna, legno di guaiaco e ginepro, che il cuore secondo me è ciò che caratterizza principalmente questo profumo, e alla base abbiamo vaniglia, balsamo del Perù e cashmeran. Questo in che senso mi rispecchia da tanto? Questo profumo è la me più dolce, più calda, ma più spontanea, più rilassata, più tranquilla e più tranquillizzante. È una parte del mio carattere abbastanza profonda, radicata in me e credo che farà sempre parte di me. Due profumi, secondo me ancora più particolari di Replica, sono questi due. E a questi due sono legata in modo molto particolare perché sono stati due regali, cioè anzi un regalo della stessa persona. Non ve l'ho mai detto quando vi ho parlato di questi profumi, ma mi sembra giusto dirvelo in questo momento. Una persona che mi seguiva, che ho avuto modo di conoscere e che purtroppo non c'è più. Quindi capite bene quanto io sia legata sentimentalmente, profondamente a questi profumi. Allora, partiamo da Lipstick On. Lipstick On vuole andare a replicare atmosfere notturne, estremamente femminili, che rivelano una femminilità accentuata ma elegante, una femminilità molto tradizionale, una femminilità da donna, da femme fatale ma misteriosa in un certo senso. Questo profumo va a replicare i profumi dei vecchi cosmetici, dei rossetti e delle ciprie. Abbiamo un profumo del gruppo floreale da donna del 2015, in testa ci sono bergamotto, eliotropio e neroli, nel cuore fiore d'arancio, iris, nella versione del burro d'iris, che è l'ingrediente che va proprio a replicare in maniera particolare i profumi dei vecchi cosmetici. Nel cuore abbiamo fiore d'arancio, scusate, iris, burro d'iris e galvano. Alla base abbiamo fava tonka, vaniglia, barbone e patchouli. Quindi ci sono fiori e spezie mischiate a questo burro d'iris che sanno di rossetto con una nota più speziata e quasi liquorosa, come vi ho detto sempre, che io verto tantissimo in questo profumo. Questo è un profumo che amo indossare specialmente quando ascolto musica dal vivo. Di sera. Trovo che sia un profumo serale, un profumo notturno e un profumo
sensuale, che si sposa benissimo con una serata in un locale a sentire musica jazz, blues, cose di questo genere, quelle che piacciono a me, insomma. Tra l'altro, la persona che me l'ha regalato era una grandissima appassionata di musica, nonché conoscitrice di musica. Abbiamo spesso discusso, ci siamo confrontate sulla musica, che è un altro elemento fondamentale nella mia vita da sempre, ma lo è ancora di più da quando appunto vivo questo passaggio della mia vita, questo viaggio introspettivo. Quindi è ancora più legato a lei proprio per questo. Questo è il profumo delle mie serate, delle mie nottate, di quelle che amo di più. Non solo questo, a dire la verità, ma questo è uno dei due o tre che fanno parte di quell'ambito della mia vita. Sono uscita spesso io quest'anno, a periodi. Ci sono stati periodi in cui sono uscita meno, altri in cui sono uscita da sola, proprio per la voglia di dare spago alle mie passioni, al mio istinto, alla mia capacità di improvvisazione, di indipendenza, di stare da sola nei locali. L'ho fatto spesso e questo è un profumo che spesso mi ha accompagnata. Il terzo profumo della linea Replica, che forse è quello che sembrerebbe più lontano da me come gusto, perché è un profumo fresco ed estivo ed è l'unico che vedete in questo video, è anche probabilmente il più particolare in realtà, è quello che mi ha stupita di più e che mi piace tantissimo. Si chiama Tea Escape. E parliamo di un profumo del gruppo floreale da donna ed è un profumo verde. È del 2014 ed è di Fabrice Pellegrin. In testa abbiamo bergamotto, peperosa e menta. E questa freschezza di menta si sente al primo spruzzo. Nel cuore abbiamo tè verde. Il tè verde si sente moltissimo, ma anche gelsomino e osmanto. Quindi già tra cuore e testa avvertiamo questi contrasti, questi sposalizi riusciti benissimo tra opposti, tra note verdi, fresche, e frizzanti e note decisamente più, intense, vibranti, aromatiche. È fantastico questo connubio che nella base trova veramente, il suo splendore, l'apoteosi di questo meraviglioso contrasto. Qui abbiamo riso, erba mate e latte, quindi abbiamo una base che è quasi cremosa, avvolgente nel senso di come può essere avvolgente un abbraccio, ma nello stesso tempo un'altra nota verde che va a dare a questo profumo questo carattere verde, ma allo stesso tempo intenso e cremoso. Per questo probabilmente mi piace tanto, nonostante sia un profumo fresco, perché comunque gelsomino, smalto, latte e riso ci sono. E mi piace tanto, mi avvolge, mi dà sensazioni estremamente positive. Questo è il profumo che ho portato di più quest'estate, anche questo l'ho usato di sera, più che di giorno, a dire la verità, proprio per la presenza anche di queste note. Questo è un profumo dei forti contrasti che si rivelano però in freschezza, diciamo così. E questi erano i miei tre profumi replica. Non posso prescindere poi dai miei gelsomini preferiti. Arrivando verso la maturità, mi sono avvicinata molto di più all'intensità di questo fiore rispetto al passato, in cui ero molto più dolciosa e gourmet come gusto, diciamo. Ho trovato che questi profumi esprimano molto di più la mia ricerca di intensità. Vi ho detto che questo del 2019 è stato un anno di forte ricerca, compresa una reale e profonda intensità, reale manifestazione della me per come sono per davvero. E io sono un po' così, io sono un po' prorompente, io sono un po' eccessiva, come è il profumo del gelsomino. Dal punto di vista del ricordo personale, il gelsomino è il profumo della mia più cara amica, non perché lo porti, ma perché, come forse vi avevo già detto in un altro video, io ho memoria degli aperitivi che faccio con lei in tardo inverno, inizio primavera, nel suo terrazzino a Tasca, che è circondato da gelsomini. Quindi
L'attesa della notte, del tramonto, la confidenza più totale, le risate sboccacciate e i pianti. Con lei io li ho il profumo del gelsomino. Quindi il gelsomino è questa parte di me, è sia questa parte più ricca e profonda e il mio specchio, ovvero la mia amica che mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa parte di me. Incredibilmente, due di questi profumi sono due tra i più vecchi che ho. Questo profumo, Jasmine Noir di Bulgari, io l'ho comprato qualcosa come 5-6 volte, la prima volta probabilmente quando uscì, perché se non erro, sì, è un profumo del 2008 e credo veramente di averlo comprato nel 2008. Non è la versione più recente, ma è la versione originale, che credo che almeno sul web si trovi ancora. Questo è un profumo che è tanto, tanto mio, proprio anche perché l'ho portato tanto nella vita, quindi mi ci riconosco incredibilmente. Si tratta di un profumo del gruppo orientale floreale da donna di Carlos Benaim e Sophie Lab. In testa ci sono gardenia e note verdi. La testa stempera tantissimo la ricchezza e la pastosità che in realtà invece ha questo profumo. Nel cuore abbiamo mandorla e gelsomino sambac, e il contrasto tra l'amaro dolce della mandorla col gelsomino è meraviglioso. E alla base abbiamo fava tonka, liquirizia, ambra, patchouli, muschio e legni preziosi. È un profumo intenso, è un profumo profondo, misterioso, estremamente notturno. Io l'ho portato anche d'estate, di sera e lo adoro assolutamente per tutti i motivi che vi ho detto prima. Un altro profumo al gelsomino non è più Jasmine Noir, ma Jasmine Rouge, profumo di Tom Ford che ho da tantissimo e che centellino, ma purtroppo sto arrivando alla fine perché questo è in assoluto il profumo più caro che io possieda. Jasmine Rouge è un profumo del gruppo orientale floreale da donna, è del 2011, è di Rodrigo Flores Roux. In testa abbiamo zenzero, cardamomo, cannella, bergamotto, mandarino e pepe. Nel cuore gelsomino, nero, ylang ylang, ginestra e salvia. E alla base labdan francese, ambra, vaniglia, cuoio e note legnose. Questo è un profumo estremamente ricco dal punto di vista della piramide olfattiva, ma rimane un profumo con richiami vagamente vintage. Dove c'è il gelsomino c'è sempre un pochino di vintage. È un profumo da donna, non è un profumo da ragazzina, un po' come anche questo, ma questo di più. Perché mentre questo, pur restando estremamente elegante, è più spiccatamente sensuale. Questo è decisamente più signorile, è anche più delicato, nonostante sia ricchissimo, più facile da portare e vi contraddistingue tanto, è un profumo estremamente, estremamente originale. Questo l'ho portato tanto nei miei aperitivi con la mia amica e continuo a portarlo. Abbiamo poi il lato più selvaggio del gelsomino, quello che è la mia parte più sfacciata, più audace. Più dinamica e prorompente, ovviamente parliamo di Sinfonia di notte, fiore narcotico. Come vi ho detto spesso, il nome di questo profumo è esattamente quello che è questo profumo. Qui abbiamo gelsomino e tuberosa come non ci fosse un domani, non è un profumo per tutti, può assolutamente non piacere. Gruppo Unisex del 2015, in testa abbiamo bergamotto, petitgrain del Paraguay e lavanda. La lavanda lo pulisce molto, come vi ho detto tante volte. Nel cuore, come vi dicevo, tuberosa, gelsomino sambac e ylang ylang e alla base ambra nera e muschio. È un profumo speziato e fiorito, intenso, forte. È un profumo d'attacco questo, assolutamente, pur rimanendo molto femminile, anche se unisex. E elegante secondo me. C'è poi la parte di me, quella che vuole stare tranquilla, nel senso che spesso ricerco dei profumi che conosco molto bene, che so come stanno sulla mia pelle e che parlano della me più seria, non seriosa, triste, ma semplicemente più seria, più consapevole. Anche più elegante, se volete, vi parlo di due profumi che potrei portare tutta la vita,
per tutto l'anno, sia di giorno che di sera, sia d'estate che d'inverno. Due profumi che mi accompagnano anche qui da tanto tempo e che ho utilizzato molto in quest'anno di presa di coscienza e di consapevolezza. Il più vecchio in assoluto tra i due è Dior Addict, il primo che uscì. Questa non è una confezione vecchia, ma l'ho quasi finito anche qui, ma anche questo l'avrò ricomprato 3 o 4 volte. Come vi ho spesso detto, questo è un profumo estremamente equilibrato. Ecco, diciamo che questi due sono i profumi di quando mi sento particolarmente equilibrata nei limiti del possibile. E questo è un profumo equilibratissimo, è un profumo super riuscito. Abbiamo un profumo del gruppo orientale floreale da donna, è del 2002 ed è di Thierry Vasseur. In testa ci sono mora e foglia di mandarino, nel cuore fiore d'arancio, ceros notturno, gelsomino e rosa, e alla base abbiamo sandalo, fava tonka e vaniglia. Questo è un profumo perfetto, a cui sono legata anche da ricordi estremamente personali, ma che me lo rendono molto molto prezioso. È un profumo che mi rispecchia tanto, anche lui. E poi abbiamo il profumo che io metterei per tutte le occasioni, dalla cena di lavoro a un colloquio di lavoro a un incontro importante sotto tanti punti di vista. Questo è un profumo estremamente femminile, ma non spiazzante. Tanti dei profumi di cui vi ho parlato, specialmente il fiore narcotico, è un profumo che può spiazzare, è un profumo che parla di una personalità decisa che vuole arrivare come tale. Questo è un profumo che non sconvolge chi vi avvicino, ma è un profumo che rimanda a una donna consapevole, adulta, femminile, il giusto, QB, diciamo, e decisa, tranquilla in un certo senso, ma è un profumo delizioso. Questo è il nipote del famosissimo Aromatics Elixir di Clinique, che lo ricorda solo vagamente perché non ha nulla dell'estrema ricchezza e quasi pesantezza di quel profumo. Si tratta di un profumo del gruppo orientale floreale da donna del 2014, è di Nicolas Bocheu, ma vedremo, cioè non lo so come si pronuncia. In testa abbiamo pepe di Sichuan, foglia di violetta e labdano. Quindi abbiamo una testa pungente, speziata, ma anche molto femminile. Nel cuore abbiamo fiore d'arancio, rosa e patchouli, quindi un cuore fiorito e intensificato dalla spezia. E alla base abbiamo ambra, muschio, benzoino e vaniglia. Anche questo è un profumo equilibrato, tanto quanto questo, che ho usato parecchio. E ringrazio qui Fabiola, perché questa è la mia prima boccetta che sta quasi finendo, ma ne ho una versione da borsetta, ne avevo un sample deluxe che ho finito, e ringrazio Fabiola perché me ne ha inviato un altro. Quindi sono molto molto contenta di poterlo usare a mani basse adesso. Ma arriviamo ora al profumo che riassume tutto. Se io dovessi scegliere un profumo su tutti, quello che è il congiungimento di tutte queste parti di me, il viaggio per eccellenza, alla fine del viaggio, l'arrivo, la destinazione, abbiamo il profumo meno caro tra questi, il profumo col packaging più semplice e quello che veramente mi ha rapita profondamente il cuore e che temo non facciano più, o almeno non fanno più, ma forse si trova ancora. E parliamo di MAC Velvet Candy. Non avrei mai, mai pensato di essere profondamente stregata da un profumo di MAC. Ne sono nate alcune fragranze che prendono ispirazione da alcuni rossetti, e questo è ispirato a Velvet Candy, ovviamente, il rossetto famosissimo di MAC. Allora, è un profumo del gruppo orientale da donna del 2016 e in testa ci sono bergamotto, zenzero e fiori di tabacco. Quindi abbiamo nella testa il bergamotto, onnipresente praticamente in tutte le teste di tutti i profumi, lo zenzero, come vi ho detto tantissime volte, è un ingrediente che io adoro nei profumi perché dà quella parte frizzante ma piccante. È la traduzione del sapore che ha lo zenzero in profumo e lo trovo fenomenale.
E poi c'è il fiore di tabacco che dà a questo profumo un aspetto quasi maschile. Nel cuore ci sono mimosa, orchidea, vaniglia e miele. Abbiamo fiore, profumazione gourmand e questa nota di miele che io amo follemente in qualsiasi profumazione, anche nei bagnoschiuma, nei saponi per le mani, dappertutto io adoro il profumo di miele. Che rende il tutto estremamente intenso, quasi denso, quasi da mangiare. E il connubio con la vaniglia, che è dolce, col fiore del tabacco è incredibile. Alla base abbiamo muschio, papiro e fava tonka, quindi abbiamo un letto su cui si poggiano questi profumi, misto fra gourmand e speziato. Io trovo in questo profumo l'incontro perfetto fra l'uomo e la donna, e ve l'ho detto tante volte, e ce lo sento tanto, tanto, tanto. Quello che sento di più è il miele io in questo profumo, ma avverto questo incontro-scontro, questa perenne ricerca di equilibrio e forse di costante ricerca per non trovarlo mai tra i due sessi. Io adoro questi contrasti ovunque, nella musica, nella letteratura, nei profumi. Amo quando c'è questa ricerca, questo scambio quasi tattile che si avverte. E questo profumo, appunto, chiude questa ricerca del 2019 in un certo senso, anche se l'ho finito, ne ho usato ancora un pochino in realtà perché ce n'è un po' prima degli altri. Ma è lui quello che sono io ora, un perenne contrasto, l'osservazione costante dei rapporti tra gli esseri umani, sia dello stesso sesso che di sessi diversi, e questa profonda voglia di verità, ma soprattutto di bellezza nei rapporti, e questa assenza di regole perché l'equilibrio si trova nella spontaneità. Data da questo meraviglioso incrocchio che è la vita tra le persone, diciamo. Detto ciò, credo di avervi detto tutto. Spero di non avervi deluse, nel senso che non è che vi ho raccontato chissà quali cose, proprio perché tante cose non le ho fatte quest'anno, ma sono accadute, sono però accadute in me. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto. Chiedo scusa a chi mi segue sempre questi miei video perché ovviamente non avete visto nulla di nuovo, non vi ha stupite con effetti speciali, ma essendo un video preferiti, questo accade un pochino sempre. Ringrazio ancora tantissimo Carmen e vi annuncio che stiamo valutando io e Carmen ovviamente il proseguo della nostra collaborazione perché ci dà tanta soddisfazione, ma probabilmente ci sarà qualche novità nella struttura della nostra collaborazione. La metteremo a punto e poi ve ne parleremo. Io vi ringrazio tutte quante, come sempre, vi mando un bacio e alla prossima se vi va.